Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, mentre il grande fratello italiano non più VIP è iniziato, quello spagnolo sta per cominciare e la partecipazione di una grande ex al grande fratello spagnolo desta sicuramente tanta 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 preoccupazione per il suo fidanzato. Di chi stiamo parlando? Di Oriana Marzoli e Daniele Dalmoro, i due alti e bassi estivi e non solo, anche prima dell'estate, hanno sicuramente dato spettacolo nella casa e anche fuori. Oriana Marzoli e Daniele Dalmoro sicuramente sono una neocoppia seguitissima dal mondo del gossip, ha detto ovviamente Daniele dopo l'entrata di Oriana Marzoli, che ovviamente deve andare avanti con il suo lavoro, è entrata nel grande fratello VIP spagnolo. Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei, avrei voluto fino all'ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che se non ci fosse una base solida, ovviamente non puoi stare con una persona, fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante, e la situazione già pesa un filo. Quindi ovviamente Daniele Dalmoro, le sue parole pesano quanto un macigno. Daniele ovviamente è molto scontento per questo grande fratello, a cui ovviamente Oriana è molto dedita e vuole ovviamente partecipare. C'era già stato un precedente, la partecipazione all'Isola dei Famosi Spagnola, ma lì durò per qualche giorno. Questa avventura in Spagna per loro sarà un bel banco di prova. Sicuramente Oriana e Daniele si sono lasciati letteralmente una dozzina di volte, ve l'abbiamo detto, alti e bassi, montagne russe, e oggi stanno insieme, ma ovviamente senza una situazione chiara. Amici di Nova News 24, cosa succederà? Non lo sappiamo, lo saprete voi che ce lo direte, ce lo racconterete nei commenti. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.